Una partita destinata allo 0-0 viene decisa da una ingenuità del portiere del Giulianova, Mora, che regala il calcio di rigore al Castelnuovo, trasformato da D'Egidio, e che fa aumentare i rimpianti per il mancato accesso alla zona playoff dei neroverdi di Guido Di Fabio, uno dei tanti ex di questa sfida. I giallorossi di Leonardo Bitetto chiudono al terzultimo posto in classifica una stagione tribolata nella prima parte, riscattata dopo il giro di boa, derby che si è giocato sotto un'afa asfissiante, con gli ospiti alla settima gara in 14 giorni, esordio tra i pali del Castelnuovo del classe 2003 Giulio Porrini, tra gli ex Terrenzio e Casimirri, mentre Lorenzo Emili non è neppure in panchina. Ospiti più intraprendenti nella prima metà dei primi 45 minuti di gara, quando colpiscono anche un palo con un bel tiro a giro di Manari, a cui replica il Giulianova con un paio di insidie, prima con Barlafante, poi con Danna. Legno anche per i locali, in realtà si tratta di un traversone lungo di Ancinelli che Porrini battezza fuori, ma la sfera colpirà la parte superiore della traversa. L'incontro si decide nella ripresa al sesto, quando Mora frana su D'Egidio all'inseguimento di un pallone imprendibile per tutti, rigore ineccepibile che Manari vorrebbe calciare, ma D'Egidio fa cenno al compagno di squadra che dal dischetto andrà lui stesso per la battuta, spiazzando alla fine l'estremo giallorosso. Il Castelnuovo accusa la fatica delle 7 partite in 2 settimane, mister Di Fabio inserisce forze fresche, così come farà Bitetto dall'altra parte. I giallorossi il gol del pari lo meriterebbero in almeno 3 circostanze: la prima al 23esimo con Danna su una mezza indecisione di Giulio Porrini, poi al 43esimo con De Cerchio che scarica centralmente consentendo al giovane portiere neroverde di esaltarsi, infine la palla gol più clamorosa capita a Barlafante al 45esimo su assist di De Cerchio, in mezza rovesciata da 2 passi non prende la porta. Finisce così dunque il derby tra le due formazioni teramane del girone F della Serie D. Da capire ora quale sarà il futuro del Giulianova. I tifosi non vorrebbero rivivere un'altra stagione così, mentre per il Castelnuovo, dopo aver sfiorato quest'anno i playoff, la società vuol pensare ancora in grande. Mister, al di là dell'importanza di questa partita, d'accordo, sempre un derby, però abbiamo visto un Giulianova soprattutto nel secondo tempo che ancora una volta ha dimostrato, insomma, di aver acquisito la mentalità del suo allenatore. Sì, tranne magari nei primi 20 minuti dove non eravamo sempre in ritardo, eravamo lenti, eravamo approssimativi, abbiamo creato un sacco di punizioni contro proprio perché loro avevano in quel frangente più gamba. Poi un po' alla volta ci siamo ripresi, anche perché non siamo quelli e lo abbiamo dimostrato cammin facendo. Mister, c'è stato l'errore sul calcio di rigore commesso dal portiere, sembrava una partita destinata sullo 0-0 in svantaggio, poi il Giulianova, insomma, ecco, sottolineiamo ancora una volta, ha avuto almeno 2 limpide palle gol per riacciuffare il pari. Ma sì, poi abbiamo reagito bene, abbiamo reagito con la giusta velocità che ci contraddistingue, siamo stati a volte approssimativi e troppo leziosi, però poi quando abbiamo cercato di recuperare la partita non ci siamo riusciti per imprecisione dei nostri. Bitetto ancora un anno di contratto, quale futuro però? Ancora col Giulianova, parlerà con la società, col presidente per capire quali saranno i programmi? Eh sì, vabbè, i programmi, la società credo, io ci ho parlato pure, i programmi la società dovrà crearsi soprattutto per se stesso e vedere, anche loro devono, anche il presidente Bartolini dovrà capire anche di che vita dovrà vivere questa società. Noi abbiamo fatto 7 partite in 15 giorni, qualcuno se le ha fatte tutte, quindi era inevitabile che pagassimo qualcosa. Proprio adesso stiamo scherzando allo spogliatoio con i ragazzi, sono arrivati a fornire comunque delle buone prestazioni nonostante la situazione che ci si è venuta a creare, motivo del fatto che durante la stagione hanno lavorato bene, si sono sempre comportati seriamente. Sinceramente mi dispiace non aver raggiunto quest'anno i playoff, perché questi ragazzi lo meritavano, capito? Però purtroppo siamo stati bravi fino a un certo punto del campionato a non incappare in questa malattia, e poi invece
ci ha preso colpito in pieno e purtroppo ne abbiamo pagato le conseguenze. Futuro domani parlerò con la società, ci metteremo a tavolino e vediamo cosa si può fare, capite così, vediamo se continuare ancora insieme, capite così, penso di sì.